di nome non importa. Un giorno un tipetto di nome non importa stava passeggiando nel parco. Era molto felice perché aveva deciso di tirare due rigori nella bellissima porta da calcio che il comune aveva da poco installato nel parco. Vieni, vieni, Igor. Ma proprio davanti alla porta trova Dario il Duro. Non puoi tirare da questa porta, disse Dario il Duro, tirando fuori la sua linguaccia. Perché io non te lo permetterò mai. Non importa, disse non importa. E si mise nella tasca dei pantaloncini tutta la tristezza provocata dall'idea di non poter tirare i suoi rigori in quella porta. Proprio in quel momento sbucò da nulla un amico di non importa. Ciccio poteva andare peggio. Insieme si diressero verso il loro negozio preferito di dolcetti deliziosi. Mentre camminavano, non importa, scivolò dentro una pozzanghera. Beh, poteva andare peggio, disse Ciccio. Avresti potuto romperti una gamba. Non importa, rispose non importa. E intanto infilò in tasca tutto lo schifo e il fastidio di essersi bagnato e sporcato nella pozzanghera. Una volta giunti al negozio di dolcetti appiccicosi, stavano proprio per lanciarsi su certe ciambelline morbide quando vecchia parte, che se ne stava lì accanto, iniziò a spalmare della marmellata sui capelli di non importa. Non importa, disse non importa, e cercò di mandar giù insieme ad un grosso boccone di ciambellina anche tutta la rabbia che gli aveva fatto venire picchiaforte. E fu così che gli venne anche un bel mal di pancia. Per tirarsi un po' su di morale, non importa, il Ciccio decisero di andare al campetto di calcio del paese, così per fare due passaggi e divertirsi un po'. Ma quando arrivarono si accorsero che il cancello era chiuso. Non importa, disse non importa, e nascose in un calzino il dispiacere e la delusione per quel lucchetto al cancello.